capire cosa riuscirai a fare. Oh! Arrivo al volo. Preparati ad essere stupida. Come facciamo? Non a quello, dai, no, a ciccione. Oh! Ah! Oh! Oh, salta, salta, via, 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 primo momento. No! Oh! 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 Questa ha proprio l'intenzione di, ecco, di menarmi. Lo sapevo io. Anche la fuga è una strategia. Ma che fa? Wow! Aiuto! Ok. Ok. Un pedone è bloccato sotto quell'auto. Devo intervenire. Lo so, ma prima dobbiamo battere questo bestione. Vai, vai, vai. Dai, che poi dobbiamo andare da mente di Jean. Ok. Devo ancora salvare i civili intrappolati. Ce ne sono altri due. Ah no. Un altro e basta. Ah, ok. Sono qui, non agitarti. Voilà. Ok. Sono riuscito ad aiutare tutti. Va bene, andiamo da Mary Jane. Aspettate che tolgo un attimo questa meta, perché stavo andando a fare un po' di cose nel frattempo che Mary Jane finiva di lavorare, di fare quello che cavolo doveva fare. E praticamente stavo facendo un po' di foto a monumenti, insomma le solite cose. Poi un po' di capriole, di acrobazie per andare avanti con i punti. Oh! Ma che? Ok. Non volevo, eh. Attenti voi là sotto. Ok, possiamo andare. Non crederai mai a cosa è successo. Ricordi l'indirizzo che mi hai passato? Ci sono andata. MJ... Lo so, ma... Aspetta. Che cos'è? Ascolta. Questo è il posto indicato da Pete. Sono tutti armati. Che succede qui dentro? Quell'ufficio potrebbe contenere qualcosa che colleghi lì a tutto questo. Devo tornare indietro. Eh? Cos'è stato? Chi è l'idiota che ha lasciato la sua roba in giro? Ti scommetto. Ok, ci troviamo nei panni di Mary Jane. Dobbiamo farci l'arco. Costruiamo questo posto. Martin Lee finanzia le imprese del caso. Ci guadagnano tutti. Da questa parte. Che sta succedendo là dentro? Oppure il capo se la prenderà con te. Cosa stanno costruendo? E cosa dovrà farci, Martin? Polvere di lapide. Verranno spesi tutti in polvere di lapide. Vai, ho sentito qualche assurdo. Urko Khan. Ok, potresti andartene? Ok, va bene. Cosa? Tu proprio ti devi spostare da lì, quindi... Attenzione. Appunto. Finita. Credevo di averla posata qui. Ma questa è la voce di Rafe ad Uncharted 4. Qualcuno ha visto una bussola da 316? Io di sicuro no. E tu hai visto la chiave del 7? Dove hai messo le rondelle del 6? Oh, ma che cavolo! E vabbè, ma uno viene da una parte, uno viene dall'altra. Che faccio io? Poi là ce n'erano due. Sto punto li passavo da dietro a quelli due. A quelli due, tanto stavano distratti.
Stavano a pensare a lavorare. Qualcuno ha visto una bussola da 316? No. Ma se te ne vai, sai che favore mi fai? Ha preso altra birra dopo. Ma oh, e basta domandare. Qualcuno ha preso, qualcuno ha preso. E che abbiamo preso? Tutto. Da dove vieni? Ok, da qui. Che cos'è? Qualche tipo di attrezzatura militare. E questo chi è? Chi lo conosce? Oh, madonna, pensavo mi stesse vedendo qualcuno. Veloce, veloce. Che se andiamo da questa parte. Brutta, brutta, brutta idea. Molto, molto brutta. Madonna, che idea del. Cosa ho fatto? No. No, 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 no. Compare, no. Ma no. Quello che ci faceva dietro di me. Ehi, stalker. Stalker del capo. No, è inutile, veramente. Ma questi compaiono come i fiori in bocca, dai. Oh, tre volte mi sono fatto beccare. Cioè no, due. Due o tre? Oh, non mi ricordo. Ah, bene. Adesso sì che siamo nei guai. Ora sappiamo in che posto ci troviamo. Perché sarà sparita. Ecco che gente. Ho detto che l'ha giusto. Che bella gente. Hai fegato, Rick. Ma vediamo quanto. Ma se manco muori, imbecille. Ah vabbè, lo stava sfidando. Che delusione. Ah vabbè, sei tu che c'è la testa tosta. Ok, non vorrei essere. Meno male che non ci troviamo nei panni di quello lì. Non ci siamo trovati. E se ci facciamo vedere, se ci facciamo scoprire, è capace che finiamo nei suoi panni. Andiamo a finire con la stessa fine di quello lì. Ok. Tu te ne vai. E anche la svelta. Ok? Ah, non è manco l'unico. Veloce, veloce. Chiusa la porta? No, non è chiusa. Ok, veloce. Stanno costruendo questo bestione per lì. E stanno costruendo anche una moto. Bella. Deve esserci dell'altro in questo ufficio. Mi piace. Oh, che bel seggiolone. Faccio due cacchio. Pure di pelle. Elevatori GPS. Come intende usarli, Tungsten? D'accordo, gente. Ci muoviamo. Prendete l'attrezzatura in ufficio. Devo andare. Sarebbe il caso. Ok, vorrei dirti di non farlo più, ma sapendo che non mi darai comunque retta, tieni. Portane qualcuno con te. Forte. Grazie. Sai che Tombstone è matto e quasi invincibile, vero? Tutti hanno un punto debole. Il mio. Vai a vedere quale. Bolle in pentola proprio ora. Che profumino. Pollo al curry. Tra poco lo servo. Non nei fagottini. Non ti stancherai mai di prendermi in giro? No. La tragedia dei fagottini. Fecero addirittura evacuare l'intero edificio. In gennaio, oltretutto, i vicini volevano uccidermi. Sì, erano contenti quando ci siamo lasciati. Già. Ok. Raccontami cosa hai trovato nell'ufficio di lì. Beh, sembra che lì ce l'abbia morte con Norman Osborn. Sì, ma perché? Non ne ho idea. Ma a quanto pare la sua prossima mossa coinvolge il respiro del diavolo, qualunque cosa sia. Già, vorrà dire che invaderò. Sai, pensavo. E se noi formassimo un team? Aspetta, vuoi essere la mia spalla? Una cosa tipo Spider-Girl? Spider-Woman? No, non una spalla. Una partner. Oh. Non di nuovo.
Ehi, è il tuo sistema anticrimine. Pare sia un'effrazione. Charles Standish. Suona familiare. Oh, è il CFO della Oscorp. Aspetta, non penserai che abbia a che fare con Lever? Scusa, il cuoce Fuji. Hai lasciato i vestiti per terra in cucina. Dove vuoi che io... Beh, qui va bene, lascia. A dopo. Sì. Beh, devo dire che in realtà l'idea di Peter mi è interessata molto. Una squadra. Spider-Girl, Spider-Woman.